vedremo come trovare una voce di autorità di un autore nell'OPAC SBN e come connetterla a Wikidata. Come esempio prenderemo Teodoro Lovati, ginecologo vissuto nel 800, che attualmente all'interno di Wikidata ha vari identificativi di dizionari biografici e biblioteche nazionali, tuttavia non ha l'identificativo SBN. Quindi useremo la ricerca avanzata di SBN e cercheremo l'autore secondo la forma che SBN offre, cioè cognome, virgola, nome, Lovati, virgola, Teodoro. Un unico risultato con 8 record bibliografici, lo selezioniamo e diamo invio. Controlliamo che i risultati siano pertinenti e che siano pertinenti in questo caso all'ambito della ginecologia. Tutti i risultati sono pertinenti, menzionano il suo nome. L'ultimo, come vedete, presenta il nome in latino, la cui presenza su Wikidata andrebbe verificata, non c'è e quindi è meglio aggiungerlo per utilità futura. A questo punto, verificato che tutti i record sono pertinenti, entriamo in uno di questi, ad esempio questo. Entriamo nel nome della persona, vedete il link, e otteniamo questo link di ricerca che mi restituisce i medesimi 8 documenti di prima, però con l'identificativo della persona inserito all'interno dell'indirizzo. L'identificativo SBN si riconosce sempre dal fatto che è composto da 10 caratteri, i primi 3 indicano il polo SBN che l'ha creato, il quarto la lettera V che indica voce di autorità, e gli ultimi 6 sono numeri. Quindi copiamo l'identificativo, entriamo in Wikidata e aggiungiamo identificativo SBN di un autore. Per verificare che tutto sia corretto possiamo entrare nell'identificativo, verificare che peraltro contiene delle informazioni che confermano il nostro abbinamento, talvolta potrebbe invece essere vuoto, ma in questo caso abbiamo anche delle informazioni a conferma, e volendo possiamo cliccare su documenti collegati e verificare che sono i medesimi 8 che avevamo visto prima. Quindi abbiamo connesso l'identificativo SBN di Teodoro Lovati all'elemento di Wikidata a lui relativo.